E il 25 aprile, lo sappiamo, è sinonimo di libertà, una parola che in questi giorni di emergenza finisce inevitabilmente per stimolare anche il dibattito filosofico. Allora, in questo servizio sentiamo una storica figura del Festival Pop Sofia, lo sentiamo e poi la linea definitivamente allo studio. La festa della liberazione senza tante delle libertà individuali a cui eravamo abituati. Una condizione di isolamento che porta tanti intellettuali a pensare non solo agli effetti di questi giorni, ma anche a come sarà la vita quotidiana a lockdown finito. Riflessioni che arrivano anche dal mondo dello storico festival maceratese Pop Sofia. Noi abbiamo puntato tutto nel transitorio, la riprenderemo, la ritroveremo, la data della riapertura, quando finisce questa limitazione della libertà, e oggi ci rendiamo sempre conto che ci porteremo dietro le manette, ci porteremo dietro la prigione e che per la prima volta guarderemo al passato, al prima di marzo, come un'età dell'oro. Non è il futuro l'età dell'oro, è il passato. Il virus ha inoltre offuscato i nostri orizzonti. Non vorrei che alla fine di queste giornate avessimo un'eredità più pesante di quella che ci è stata limitata, che non sia la prospettiva della paranoia. In tutto questo, l'espansione enorme del peso e dunque del potere nella quotidianità delle nuove tecnologie, partendo naturalmente da internet. Un mondo cui viene meno la fisicità. La fisicità è l'altra parte della libertà, perché sì, si può essere liberi anche in una stanza, anche in una cella di prigione, ma non c'è dubbio che bisogna accettare che è libera solo la mente, ma il corpo. Qui il corpo è prigioniero.